uomini più fragili. Io ci sarò, come una musica, come domenica, di sole ed azzurro. Come la canzone di Giorgia, oggi siamo con un grandissimo atleta azzurro, medaglia di bronzo a Tokyo, e a tutta Italia ci ha fatto vivere le notti insonni. Buongiorno amici di Cali Live, come potete vedere oggi siamo con Stefano Oppo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nel canottaggio. Ora ci spiegherà tutto insieme a Pietro Ruda, naturalmente dobbiamo ribadire questo, e nel duo di coppia pesi leggeri. Sì, giusto. Buongiorno a tutti. Ciao Stefano. E dopo, tra l'altro, un meritato quarto posto a Rio. La medaglia. Sì. Ok, sì. Benissimo. Allora, ciao Stefano. Allora, lo sport e anche il canottaggio sono sempre stati la tua passione? Buongiorno, innanzitutto buongiorno Daniele, un saluto a tutti. Sì, allora, lo sport è sempre stato una mia passione. Il canottaggio ho iniziato a praticarlo molto giovane perché lo faceva mio fratello, ho iniziato a 9 anni e da lì poi in realtà non, inizialmente era un divertimento, poi col passare degli anni è diventato, ho capito che poteva essere il mio futuro, è diventata la mia passione. Complimenti che hai avuto questa idea, che è diventata la tua passione, ti ringraziamo tutti. Ok, quindi appunto mi hai detto, tu hai quasi sempre praticato il canottaggio o prima praticavi anche altri sport? Ma ho provato, ho provato il nuoto ovviamente, ma molto, molto piccolo, intorno ai 5-6 anni. Poi una curiosità, ho fatto un giorno solo di calcio, ma non mi era piaciuto per nulla, quindi mi piace vedere le partite, ma praticarlo non riesco e non mi piace. E ho iniziato il canottaggio, come dicevo, a 9 anni, quindi molto giovane, non ho fatto poi tanti sport. Okay. Ti possiamo chiamare, diciamo, un signore delle acque anche a te, voglio dire. Oltre, visto che in questo periodo stiamo avendo tante soddisfazioni dal nuoto nelle Paralimpiadi. Tantissimo. Hai visto? E poi sabato, come ben saprai, Giovannina Kenza ha vinto la medaglia di bronzo nel triathlon, e tra l'altro una delle discipline del triathlon è il nuoto, quindi esatto, sì. Tu e anche Rita Cucuru, ricordiamola Rita, sì, ha fatto una bellissima gara anche lei, l'abbiamo vista l'altra notte. Va, quindi siamo in due che abbiamo fatto la notte insonne, che facciamo? Sì, insonne ogni tanto sì. Me le fate fare anche tu le notti insonni, Stefano? Okay. Senti, mi hai detto che hai provato a giocare a calcio, ma sei tifoso, giusto? Oltre al Cagliari, che squadra tifi, caro Stefano? Allora, io tipo il Cagliari, ma sono simpatizzante dell'Inter. Andiamo avanti. Non mi direi che sei juventino, no? No, Tadano, posso abitare qualcuno alla sedia. Ah, meno male. Ascolta, oltre ad essere fidanzato, naturalmente, nella tua vita ti occupi, cioè c'è solo la canoa o tu ti occupi anche di altro professionalmente? Allora, il canottaggio adesso occupa il 100% della mia vita, perché comunque la preparazione per le Olimpiadi, per i mondiali, ogni anno mi prende totalmente. Tant'è che io ho sempre l'idea di riprendere a studiare, perché non sono riuscito a completare l'università, ma adesso in questi anni non sono mai riuscito, perché il canottaggio mi assorbiva al 100%. Vabbè, sei fidanzato, Stefano, sì, giovanissimo, scusate, non c'entrava niente. Hai 26 anni, quindi sei in tempo per riprendere gli studi tranquillamente. Sì. Assolutamente, appunto ho detto, fino ad ora mi ha assorbito completamente, ma più avanti potrebbe, ho l'idea di riprendere, sì. Sì, dai, secondo me, guarda, te lo dice uno che ha quasi 40 anni, ha mollato tutto, si è messo a scrivere e a fare il per ora il giornalaio, poi diventeremo giornalisti. Ascolta, una curiosità, not mia, ma anche di tutti noi, tra il canottaggio
che conoscevamo tutti dei fratelli a Bagnale, è il canottaggio che fai tu dei pesi leggeri, giusto? In due di coppia. Sì. Che tra l'altro a Rio col 4 di coppia hai vinto. 4 senza, sì. Ok, 4 senza. Qual è la differenza tra i due tipi di canottaggio? Allora, spiegalo come se si spiegano a mia nonna Pinuccia di 102 anni e a quell'ignorante di mio nipote adolescente Gabino. No, allora, la differenza sostanziale, allora, gli a Bagnale facevano una barca, una specialità che era il due con, okay, ovvero loro due più il timoniere. Adesso quella specialità non esiste più nel programma olimpico. Ah, ecco. Okay, adesso okay, ci sono altre specialità che l'hanno sostituita, tra cui la mia, ma possiamo parlare di... Sì, il canottaggio si è evoluto negli anni e si è arrivati a passare da quel due con a delle barche più veloci, a mio dire anche forse più spettacolari, dove c'è bisogno di una preparazione diversa. Okay. E questa è la differenza, il progresso, come per esempio nel calcio è stata introdotta la VAR, da noi è stato tolto il due con. È stata un'evoluzione che è avvenuta negli anni. Bellissimo, sì. Guarda, l'hai spiegato veramente bene, perché già con a me col paragone calcistico io l'ho capito. Complimenti. Benissimo. Tra l'altro io a livello molto ma molto amatoriale, perché zio Nugamboni, come ti dicono a Cagliari, sì, da poco sono andato in kayak, che non so più o meno la differenza tra kayak e canoa. Poi magari un po' di differenza, però. E quindi Kayak è quella che ha vinto, dove Manfredi Rizza è arrivato secondo. Ah, sì, benissimo. Quella sì, è kayak, quella è canoa, e poi il canottaggio invece è quello che facevo io con i due remi. Ah, ok. Ecco, sì, benissimo, perfetto. Ok. Ascolta, allora, ho letto che tu hai, prima di arrivare naturalmente alla qualificazione di Tokyo e anche di Rio in precedenza, hai vinto diversi europei, diversi mondiali, e cioè, tra l'altro per accedere a Tokyo hai dovuto vincere il campionato europeo? Avete dovuto vincere? Sì, okay, sì, abbiamo vinto nell'anno del Covid, cioè non che il Covid sia passato, ma nel 2020. Abbiamo fatto solamente i campionati europei e lì abbiamo vinto, sì. In realtà però là ci eravamo già qualificati alle Olimpiadi, al Mondiale del 2019, dell'anno prima. Ah, ok. Okay, sì, okay. Sì. Ecco. Per quello nel 2020 abbiamo battuto la Germania, che poi a Tokyo è arrivata a seconda. Sì, ho visto. Sì. Ecco, quindi insomma hai girato tantissimo, sei stato in tanti paesi, in tanti posti. Quali di questi ti ha affascinato di più, questi paesi qua? Allora, io penso che mi avrebbe affascinato più di tutti il Giappone adesso per le Olimpiadi, ma il problema è stato che a causa del Covid eravamo confinati all'interno del villaggio olimpico e del Giappone non abbiamo potuto vedere nulla. Però in realtà tutti i posti mi hanno lasciato un qualcosa, a partire dai vari posti in Europa, magari una Kruzvika, che è una città sperduta nella Polonia, però Rio no, neanche a parlarne, è stata un'esperienza bellissima. E forse però l'esperienza più lontana dalla nostra immaginazione è stata nel 2013, quando siamo andati in Corea del Sud. Ah, sì? Sì. A fare cosa? Erano i campionati del mondo. Ah, ecco. Okay. Quindi la Corea ti ha affascinato, la Corea del Sud? Affascinato perché era molto lontana dalla nostra cultura. Ah, ok. Sì. Okay. Benissimo. Mm-hmm. Benissimo. Ah, ok. Questi, almeno, immagino, non sono mai stato in Corea, ma lo posso immaginare. Ok. Benissimo. Quindi, insomma. E infatti, siccome... Tra l'altro un'altra cosa che ho visto, tu adesso cercherai di qualificarti per le prossime Olimpiadi che saranno a Parigi 2024, ok, oltre alla baguette, ok, giusto? Sì. Tu cosa vorresti ottenere dalle Olimpiadi 2024 da Parigi? Allora, adesso sicuramente inizieremo a pensare come affrontare la preparazione,
E poi non lo so, perché allora il mio sogno era prendere una medaglia alle Olimpiadi e posso dire di esserci arrivato. Se riuscissi ad andare a fare un'altra Olimpiade, non lo so, potrei dire che vorrei almeno riconfermarmi. Ah, vediamo, io te lo auguro a te. Grazie. Anzi, noi facciamo il tifo tutti quanti per te. Tutti. Grazie. Ok, ascolta, nella tua carriera ci sono stati episodi particolari, divertenti, che tu ricordi maggiormente? Allora, ripensarci così no, però ci sono stati tantissimi momenti, dalle vittorie alle sconfitte ai festeggiamenti che mi hanno lasciato qualcosa. Ogni gara si impara qualcosa, in positivo e in negativo, e questo è il bello dello sport, credo. Ah, vabbè, lo posso immaginare, parlando con diversi atleti, perché te l'ho detto, ho avuto anche il piacere di chiacchierare con Giovanni Nacchenza, con Rita Cucuru, poi ho chiacchierato anche, sono stato a Blog, essendo stata un atleta paraolimpica anche lei, mentre che tu possa conoscerla, Mariana Lauro di Tennis Wheelchair, tennis in carrozzina. Ah sì, allora da poco sono andato a Norbello e ho parlato con lei, no, però con il presidente, con gli allenatori del tennis tavolo Norbello, sì, li ho conosciuti, conosco bene la loro realtà. Ecco, sono Marianna è veramente in gamba, è una brava ragazza e la salutiamo anche. Ciao Marianna! Tanti saluti! Tra l'altro saluto anche Giovannino e complimenti ancora e a Rita. Sì, tanti tanti complimenti. Non dimentichiamo un tuo concittadino, Lorenzo Bata, che ci ha fatto brillare il cuore. Sì. Ok. Ascolta, un'ultima cosa volevo chiederti. Caro Stefano, cosa vorresti fare da grande? Allora, sono già un po' grande, forse. Però non lo so, sicuramente adesso sono concentratissimo sulla mia carriera sportiva. E dopo non lo so, sarebbe sicuramente bellissimo continuare all'interno del mondo dello sport, non come allenatore perché non, è una figura che non mi vedo a ricoprire, però mi piacerebbe comunque rimanere all'interno del mondo dello sport, magari cercare di far avvicinare sempre più giovani a questo mondo, poter includere sempre più persone all'interno dello sport. Ok, benissimo, grazie di questa bellissima osservazione. Nel canottaggio bisogna essere un po' ballerine e un po' boscaioli. Giampiero Galeazzi. Sì. Sì. Grazie Stefano di essere stato con noi. Grazie a voi e un grandissimo saluto a tutti gli web spettatori di Cagliari Life Magazine. Grazie ancora. Ciao Stefano, grazie a te. Ciao.